approfondiamo un po' il fondo per il microcredito. Quindi dicevo, possono richiedere lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni. Lavoratori autonomi e imprese individuali con numero di dipendenti con più di 5, vedete, il massimo è 10 unità. E il massimo di indebitamento che deve avere l'azienda è di 10.000 euro. Acquisto di lo scopo, perché cosa possono richiedere l'erogazione della garanzia per il microcredito? Acquisto di beni, canone di leasing, polizze assicurative, sono molti altri, io per, ho messo i più diciamo, importanti. Retribuzione di nuovi dipendenti, quindi anche per nuove assunzioni. Quindi se uno vuole assumere, però non ha la possibilità, però ha la necessità per l'azienda di assumere un nuovo personale, può utilizzare la garanzia, può essere una delle motivazioni per la richiesta della garanzia. Società di persone, dove sono scappati, scusate. In più, gli operatori del microcredito devono garantire supporto alla definizione della strategia e formazione, cioè gli operatori del microcredito non è che devono pigliare il foglio e ok, arrivederci, le faccio sapere. No, insieme all'imprenditore, insieme alla persona, devono studiare, devono dare supporto e devono capire che strategia questa persona deve mettere in atto per poter poi ripagare il finanziamento. Supporto alla definizione dei prezzi, soluzioni legali. E un'altra cosa importante, potrebbero esternalizzare il servizio, quindi non ci scandalizziamo se una società finanziaria, un'impresa che si occupa di leasing o quant'altro, perché probabilmente il Confidi o chi era autorizzato a erogare la garanzia per il fondo del microcredito ha esternalizzato il servizio, quindi può accadere che sia un operatore, un privato, qualsiasi che poi ti cura la pratica. Cifre, massimo 25.000 euro. Si parla di microcredito, si parla addirittura di, come vi dicevo prima, bollette non pagate e quant'altro. L'ammontare massimo della garanzia è su un importo di 25.000 euro o addirittura 35.000 euro, scritto per buona condotta. Non è per buona condotta, per buona condotta cosa intendo? Che se vengono pagate le prime 6 rate in maniera regolare, si può ottenere anche 35.000 euro, quindi il massimo è 25, però per condizioni particolari, oppure nel caso in cui si siano fatti veramente dei passi avanti, si arriva a 35.000 euro, quindi il massimo ammontare cumulativo è di 35.000 euro. Cosa significa il massimo ammontare cumulativo? Ho detto che sono 25.000-35.000 euro massimo. Oggi un imprenditore o un singolo può chiedere 10.000 euro, fra un anno ne potrà chiedere 25.000, non 35.000. Okay? Quindi comunque uno può chiedere 5.000 oggi, 5.000 dollari, però al massimo il massimo ammontare per ogni singola persona, ogni singola azienda è 35.000 euro. Ah, la cadenza massima della rata può essere massimo trimestrale, più semestrale non si può fare, e la durata media del finanziamento è sempre di 7 anni, ma anche qui per alcuni casi, come dicevo, per buona condotta, si può arrivare a 10 anni, quindi massimo 7 anni. Ma che tassi? I tassi poi si concordano, il tasso lo concordi poi sul finanziamento, quindi non è, però non hanno rischio. Il tasso, scusami, ho sbagliato, sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sul fondo per il microcredito è stato stabilito un tasso ben preciso, ed è, infatti lo scrivo qui, il tasso massimo. Allora, ogni trimestre Banca d'Italia fa la rilevazione dei tassi medi, che serve anche per calcolare poi il tasso usura. Da questa rilevazione vengono fuori i tassi medi, quindi in base al finanziamento noi sappiamo che il tasso medio in Italia applicato è del 7. Questo 7% va moltiplicato per un coefficiente che è 0,8, quindi viene più basso. Quindi approfondendo ancora più, il finanziamento fino a 10.000 euro, e quel finanziamento di cui vi parlavo prima per le bollette, per situazioni di difficoltà. Chi non ha un progetto aziendale o di impresa individuale o di società e ha altri problemi, può richiedere al fondo del microcredito la garanzia, ma per un importo massimo di 10.000 euro in quel caso, non 25, si scende a 10.000. In casi di disoccupazione,
sono disoccupati che non riescono a coprire le spese primarie, nessuna banca gli dà la possibilità di riuscire a vivere, perché poi si tratta di questo, può richiedere al fondo di garanzia per il microcredito, oppure se ha avuto sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, sussistenza di condizioni di non sufficienza o propria o di un componente del nucleo familiare. Massimo 5 anni, massimo importo erogabile 10.000 euro, il tasso massimo, ripeto, tasso medio per 0,8 e l'ammontare massimo di queste garanzie, avete visto, vi dicevo prima, il fondo per il microcredito è dentro il fondo di garanzia. Il fondo per il microcredito può utilizzare massimo il 49% di quel fondo, quindi bene o male sono 51-49 tra garanzia per le piccole e medie imprese e microcredito. Perché under construction? Perché nonostante nel decreto di dicembre ci sia scritto che entro 15 giorni il sito internet del fondo di garanzia per le micro imprese doveva contenere moduli, informazioni e quant'altro, io vi invito ad andare a scrivere www.fondodigaranzia.it, non c'è niente. Non dovremmo neanche noi essere qui a spiegare questa cosa, dovremmo saperlo già tutti, perché i DG invece di occuparsi di William e Kate magari ci potrebbero dare qualche informazione di questo tipo, saremmo tutti più contenti. Andiamo ad analizzare tutti, e ho finito, l'ultimo decreto, che perché poi oltre a quello che abbiamo dovuto fare il decreto per mettere i soldi, poi abbiamo dovuto chiedere il decreto per regolarlo, per il regolamento, come funziona, come funziona, e a ottobre è il 3 febbraio è arrivato l'ultimo definitivo, che ci dà queste ultime informazioni. All'articolo 5, modalità e criteri di selezione delle operazioni. Quindi un'altra cosa importante è che non c'è una valutazione economica finanziaria del soggetto beneficiario, quindi il fondo, mentre chi dà il finanziamento fa una valutazione, una volta richiesto la garanzia del fondo per il microcredito viene automaticamente, basta che si hanno quelle caratteristiche, viene automaticamente dato a tutti, non ci sarà una cernita, quindi chi arriva prima ottiene il finanziamento. Sulle operazioni è rilasciato a titolo gratuito 30 milioni di euro l'anno. Comunque alla fine, al massimo, lo Stato, questo purtroppo cercheremo di aumentarlo il più possibile, però al massimo lo Stato potrà erogare 30 milioni di euro l'anno. Noi ne abbiamo raccolti in un anno 5 milioni, solo noi come Movimento 5 Stelle, quindi è un po' ridicola come cifra. 1.100 in un anno, in 14. Lo Stato ha deciso che per i più bisognosi massimo 30 milioni di euro l'anno. L'articolo, la nostra prima vittoria, quella che vi dicevo prima, quindi per la concessione delle garanzie di sono altresì utilizzate le somme affluite al fondo, perché non era previsto, rivenienti da versamenti di enti e associazioni, quella è la nostra prima vittoria. E quello che vi dicevo prima, consiglio di gestione tengo le disposizioni operative del fondo in conformità alle norme, le disposizioni operative sono pubblicate sul fondo di garanzia. Non è vero, non ci sa. Motivo per il quale siamo qua. Niente, queste sono le mie riflessioni, poi spero un giorno di venirvi a parlare anche di fondi europei, oggi non vorrei parlarvi di milioni di cose, Banco Popolare. Grazie.